Finalmente. Oh bro, finalmente ho finito la tesi, eh. Ho fatto gli ultimi ritocchi qua e là. Dovrebbe essere a posto. Tu come sei messo? E domani la consegna, giusto? A che ora andiamo insieme all'uni? Fammi sapere, bro. Bro, anche io ho finito la tesi, è finita un quarto d'ora fa. Allora dai, ci vediamo domani verso 9, 9 e mezza, magari passando al bar prima. Ricordati di pulire bene la chiavetta e di mettere solo il file della tesi perché il professore si è arrabbiato con Giuseppe. Dai, ci vediamo domani. Va bene, dai, grazie per il consiglio. Ci vediamo domani. Ciao ciao, ciao ciao. No! 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 Ho fatto una cazzata, ho cancellato il file della tesi dalla chiavetta e adesso... No, ma sei stupido, ma come hai fatto? Però dai, mi sembra che mi ricordo che esiste un programma che si chiama Easy Ads Data Recovery che potrebbe permetterti di recuperare il file. Guarda che ti mando il link ora. Ok, grazie, adesso lo scarico e provo. Speriamo, proviamo. Free trial, download. Questa è la chiavetta, facciamo la scansione. Facciamo file eliminati. Easy. Eccola! Sì! E lei? Recupera. Mettila nel desktop. Apriamo. Sì! Grazie, ci sono riuscito. Sembrerebbe esserci tutta la tesi. Grazie mille. Ciao a tutti da Podarac, in questo video vi presenterò un programma davvero molto utile che si chiama EASAS Data Recovery. Nel mio canale in passato ho caricato diversi video su come recuperare file cancellati dal computer accidentalmente, può capitare che ne so, la propria tesina, un file di lavoro dove avete speso tante ore e poi per sbaglio l'avete cancellato e non sapete più come fare. Capita spesso, i tempi comunque rispetto ai video che avevo caricato sono cambiati, sono usciti nuovi programmi ancora più semplici in italiano e adesso andremo a vedere il funzionamento di questo qui. Appena lo avvierete, il programma individuerà tutte le partizioni, non solo quelle che avete installato, ma anche quelle che sono state presenti all'interno del vostro computer. Facciamo caso quindi di una formattazione, o abbiamo cancellato per sbaglio una partizione, abbiamo la possibilità di ritrovarla qui dentro. Adesso vediamo come recuperare un file cancellato. Prima di tutto dobbiamo scaricare il programma che è gratuito fino a 2 giga e lo trovate il link qui sotto in descrizione. È un software che potete utilizzare gratuitamente fino a un certo limite. Poi, se avete bisogno di qualcosa di più professionale oppure lo volete utilizzare anche a scopo di lavoro, perché ci sono tante aziende che si occupano di recupero dati e spesso utilizzano questi programmi, potete trovare il link per acquistare un piano a vostro piacimento. Facciamo finta di voler cancellare tutti i file presenti in questa chiavetta. Una volta inserita l'unità, come potete vedere, viene individuato dal programma e addirittura ci dice: guarda, all'interno ci sono anche dei file cancellati che possiamo in qualche modo recuperare. Aprendo la cartella, come potete vedere, abbiamo la famosa cartella a inganno testi. Abbiamo cancellato per sbaglio tesi invece di testi. Allora, che cosa facciamo? Andiamo su Martino, facciamo scansione. Il programma che cosa farà? Procederà con questa barra di ricerca in una scansione. Piccolo consiglio: quando vi accorgete che il file è stato cancellato, assolutamente fermatevi con il trasferimento, modifica di file, eliminazione di altri file. Per quale motivo? Perché una volta che avete individuato il file perso, quindi vi siete accorti di aver per sbaglio cancellato un file, avete ancora delle possibilità prima che venga completamente sovrascritto. Se voi iniziate ad aggiungere file, modificare, le possibilità di recupero diminuiscono. Quindi, una volta che avete capito di aver perso un file, fermate qualsiasi cosa e procedete con il recupero attraverso questo programma. Programma che lui nel frattempo analizza i vari file, quelli più storici, ma io già andando in file eliminati, ESI, ho la possibilità di recuperare i file
che ho recentemente eliminato. Lui continua con la scansione per quale motivo? Perché prova a vedere se riesce a scavare ancora più a fondo e trovare file ancora più vecchi. Facciamo adesso la prova di recuperare qualche file. In questo caso abbiamo tesi modello per 3 volte. Per quale motivo? Perché magari il salvataggio automatico ci ha salvato il file più volte. Proviamo a recuperare il primo, quello delle 18:58. Premiamo il check, facciamo recupera. Selezioniamo la cartella di destinazione, in questo caso il desktop, seleziona e aspettiamo che recuperi il file. Andiamo a vedere se l'ha recuperato, abbiamo 2 easy, premo quello più recente, vediamo se il file è stato recuperato e come potete vedere il file non è più presente nella mia cartella ma eppure è stato recuperato. Facciamolo in diretta un'eliminazione, ok? Chiudiamo il programma di recupero, questa è la mia chiavetta con il PDF ad esempio contenente il manuale della Canon, sono 260 pagine, facciamo finta di aver fatto noi una tesina di 260 pagine e per sbaglio lo andiamo a eliminare, ok? L'abbiamo eliminata. Sapete, quando cancellate un file dalla chiavetta non ve lo ritrovate nel cestino. Nel cestino, come potete vedere, c'è un video. Adesso apro il programma di recupero, diamogli l'autorizzazione come amministratore. Se vado di nuovo in Martino, file eliminati, che cosa trovo? Trovo per primo file proprio il mio PDF, perché è uno dei più recenti. Ecco perché vi dico, mi raccomando, quando cancellate un file e ve ne accorgete, fermatevi, così evitate che venga sovrascritto e c'è ancora la possibilità di essere recuperato. Io vado a premere qui sul check, faccio recupera, seleziono il desktop, si è aperta la cartella con i file recuperati e guardate qui c'è il mio bel PDF, tutto sano, come l'ho eliminato. E mi ha permesso di non perdere un file importante. Poderac, l'ho cancellato dal cestino, non da una chiavetta. Nessun problema, qui sotto vedete ci sono delle posizioni. C'è la cartella cestino. Se facciamo scansione, che cosa fa? Lui inizia a recuperare all'interno del nostro computer tutti i file cancellati. Infatti, guardate quanti ne sta recuperando. Sono infiniti. Va a cercare in tutte le cartelle tutti i vari file che sono stati eliminati. Prima che vengano sovrascritti passano giorni se non mesi. Quindi se vi capita di cancellare un file anche dal cestino potete tranquillamente recuperarlo da questo programma. Ha recuperato 221 giga di file eliminati. Questo è uno di quei programmi salvavita che bisogna assolutamente avere nel proprio computer. Può capitare che per sbaglio si cancella un file anche di lavoro molto importante e questo permette di avere un po' di sicurezza in più. Il download, come vi ho detto, è gratuito e trovate il link qui sotto in descrizione. Il download gratuito vi permette di recuperare fino a un certo limite di file, quindi se avete bisogno di trasformarlo questo ruolo come un lavoro, perché so che ci sono alcune aziende che si occupano solo di recupero dati, oppure che ne so, avete la SD della vostra Canon da 30 giga con tutti i vostri filmati di quest'estate che per sbaglio avete cancellato, ecco, con questo programma potete provarlo sicuramente a recuperarlo con la modalità Pro. Spero di avervi aiutato, ringrazio l'azienda per avermi permesso di realizzare questo tutorial. Mi raccomando, se il video vi è stato utile lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, se avete dubbi, domande, curiosità scrivetemeli qui sotto nei commenti e noi ci vediamo alla prossima, ciao!